un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con la nostra rubrica dedicata ai pronostici del weekend. Questa settimana il nostro ospite in studio è il giornalista Carmine Esposito. Ciao Carmine, grazie per essere qui con noi. Ciao Sabina, l'onore è mio, è per me la seconda volta, quindi davvero sono onorato di recitare queste quote del maestro, perché io lo nomino il maestro. E allora quindi andiamo a vedere subito quali sono queste quote attese per la prima bolletta dedicata a sabato 30 gennaio 2016. Carpi Palermo, giochiamo 2, quotato a 3,20. Liverpool West Ham, giochiamo 1, quotato ad 1,72. Arsenal Burnley, giochiamo 1, quotato ad 1,37. Villarreal Granada, giochiamo 1, quotato ad 1,45. Barcellona, Atletico Madrid, giochiamo under, quotato ad 1,90. E chiudiamo con Roma, Frosinone, dove giochiamo 1, quotato ad 1,23. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 134 euro e 14 centesimi. Ora Carmine, erano questi i risultati attesi dal maestro, così come ci piace chiamarlo, sì. Allora andiamo a vedere quindi insieme magari del tuo pensiero, partendo proprio dalla prima partita, Carpi-Palermo, dove il nostro esperto ha puntato sul Palermo. Sì, ci sta, perché Palermo sta facendo positivo con la vittoria sul Udinese, anche se Carpi in casa non cede un punto. Sull'FA Cup Liverpool e Arsenal sono assolutamente favorite, come un po' come il Villarreal contro il Granada, anche se il Villarreal nell'ultima in casa ha steccato, io lo so bene perché avevo anche io le mie bollette, il Villarreal mi ha fatto fallire in pratica. Anche se Barcellona e Atletico stanno segnando poco, è uno scontro diretto, potrebbe scarcarci il classico 0-0, anche se comunque sono due squadre portate all'attacco, mentre la mia Roma stendo un velo pietoso perché ormai non batte neanche più lo Spezia, quindi sinceramente col Frosinone spero che la cura Spalletti già a partire da domenica possa iniziare a funzionare. Ma quindi un'eventuale bolletta non punteresti sulla Roma? Io non, la Roma non la gioco quasi mai. E volendola giocare bolletta? Ma mettere un'over a 2,5, perché la Roma ormai prende gol anche dalle squadre di calcio a 5, quindi un'over a 2,5 sarebbe colpo sicuro. Va bene, quindi ricapitoliamo per i risultati attesi dai nostri esperti. Con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 134 euro e 14 centesimi. Ma adesso andiamo a vedere invece quali sono i risultati attesi per la bolletta di domenica 31 gennaio 2016. Chievo-Verona-Juventus, giochiamo 2, quotato ad 1,60. Genoa-Fiorentina, giochiamo 2, quotato ad 2,45. Napoli-Empoli, giochiamo over, quotato ad 1,57. Torino, Hellas Verona, giochiamo 1, quotato ad 1,52. E chiudiamo con Milan-Inter, dove giochiamo 2, quotato a 2,90. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 142 euro e 42 centesimi. Carmine, invece per quanto riguarda questa seconda bolletta interamente dedicata alla Serie A come di nostro consueto, il tuo giudizio in merito e cosa giocheresti se cambieresti qualche risultato? Sicuramente il maestro è un po' scaramantico, un po' come fu a settembre, perché ricordo che lui il Napoli non gli mette mai la vittoria, quindi torna sul mio discorso della Roma, messo over ci può stare perché il Napoli è un attacco stratosferico, uno dei migliori attacchi d'Europa, quindi sicuramente anche se la difesa dell'Empoli concede poco, la lacrima me l'ha buttata sulla Juve dopo oltre 10 vittorie consecutive, anche se la Juve attualmente, l'ha dimostrato anche ieri in Coppa, è un rullo compressore, quindi non avrà difficoltà a Verona a meno che di clamorosi risvolti. La Fiorentina può vincere tranquillamente a Genova, anche se il Genova negli ultimi tempi sembra in ripresa, stesso discorso per Torino perché il Verona ormai credo che sia indirizzato verso la cadetteria, e poi c'è Milan-Inter, che è un derby, il derby lo sappiamo, sono quelle partite da tripla, anche se l'Inter, la vedo anch'io favorita, sinceramente, l'Inter è molto più forte del Milan. Quindi sei completamente, si può dire, quasi d'accordo. Sì, per mettere l'uno del Napoli, così scaramantico, anche se il Napoli comunque davvero quest'anno sta esprimendo un gioco, spero per Sarri che non si faccia tradire dalle emozioni. Benissimo, e ricordiamo quindi che con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 142 euro e 42 centesimi. Io ringrazio te Carmine per essere stato qui con noi, magari ricordiamo a chi ci sta guardando di cosa ti occupi. No, vorrei fare una tiratina d'orecchie al mio direttore Fabio Mora, che continua con questa sua assenza qui al Mediano Sport. Fabio, ti aspettiamo, no, ringrazio voi, ringrazio te, ringrazio Luigi, ringrazio Roberto, davvero siete una grande famiglia e mi fa piacere essere amico vostro, poi con loro mi vedo nei campi di calcio a 5, che è poi il mio lavoro. Noi siamo felicissimi, quindi io ti rinnovo i miei saluti e anche i miei complimenti. Noi invece come sempre ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo ospite qui in studio, una nuova bolletta e con me che vi terrò compagnia. Un bacio e di bocca al lupo.